Che ora pensi che sia, Sefa? Ora di dormire. Sione vuole vederti, adesso. Suppongo che avessimo una cattiva reputazione. Perché date di matto ogni volta che andate tutti insieme alle feste? Perché siamo una squadra, i Duck Rocket. C'è gente che pensa che siamo irrecuperabili. Quattro immaturi e fessi. Beh, forse c'era qualche problema. Per questo, al matrimonio di Sione, tutti voi siete banditi. Ma se promettiamo di portare delle ragazze al matrimonio di Sione? Ma non solo occasionali. Dovete portare le fidanzate. Fidanzate? Una con cui vi siete impegnati. Impegnati? Impegnati. Chi mi porto, chi mi porto? E tu come pensi di metterla ora? Tu vedi una pantera pronta a balzare. Michael, tesoro, il nostro non è quel tipo di rapporto. Non sono soltanto un uccello. Sono un uomo con un uccello. Mi ha fatto un sorriso, le piaccio molto, lo so. Perché pensa che tu stia rubando? No! Che sono questi? Pantaloni! E chi li porta? Li porti tu! Chi pulisce le tue macchie di cacca? Quanto può essere difficile portare una ragazza al matrimonio del vostro migliore amico? Che mi dice di Tania, quella dell'ufficio? Lei esce con Derek testa di cazzo e i suoi amici. Mi stai mancando di rispetto? Attento, amico, sai come va nella mala? Guarda che non è un video di Michael Jackson. Qual è il modo migliore per chiedere a una ragazza di uscire? In genere, basta chiedere. Figo. Sarei felice di andarci con te. Figo. Eugene non vede l'ora che venga domani. Dicono che Albert sia l'unico a portare una ragazza vera. Dicono una cosa sbagliata. Non era la tua ragazza. Abbiamo pranzato, ballato, bevuto insieme. Mi ha visto anche vomitare sul ciglio della strada. Eravamo una coppia, no? Un matrimonio a cui non potete mancare. Samoan Wedding. Siete tutti invitati. È libera la tua mamma. Oh!